E benvenuti sul canale della mattiniera. Io sono Viola e sono qui per raccontarvi delle storie, alcune conosciute e altre forse no. Questo canale nasce per intrattenere e spero di raccontarvi delle storie interessanti, quindi siate gentili e buon divertimento. Cominciamo! Chi ha visto altri miei video su questo canale sa quanto amo la mitologia e la storia. Infatti, la storia di oggi parla appunto di una cosa, diciamo, al limite fra mitologia e storia vera. Sto parlando di una storia di guerra che però sicuramente non è come tutte le altre. Questa storia è a metà tra la leggenda e la storia proprio perché, come una città scoperta tanti anni fa, alla fine dell'Ottocento, dall'archeologo Schliemann, non si sa bene se sia davvero la città di Troia oppure un insediamento miceneo in Turchia. Lui è convintissimo che quella sia la città di Troia e tanti lo sostengono, ma in molti pensano che lui stia mentendo, che comunque non si sia avvalso davvero di tutti gli elementi per avere la certezza che quella sia la vera Troia della storia di Omero dell'Iliade. Questa è appunto una cosa a metà fra la mitologia e la storia, proprio per questo. La storia del battaglione sacro, infatti, è su una linea sottile fra la verità e la fantasia. Si hanno delle certezze, si hanno delle prove proprio empiriche vere che sia esistito, ma si hanno anche dei, diciamo, degli scritti che sembrano più un romanzo piuttosto che la storia vera e reale. Ma partiamo dall'inizio. Nel Simposio, Platone, il famoso filosofo e scrittore greco, descrive Achille e Patroclo come una coppia di amanti. Anche su questo argomento, naturalmente, si trovano tantissimi pareri discordanti tra studiosi e archeologi. Alcuni pensano che davvero abbiano rappresentato una coppia pederastica, e invece molti credono che non sia così, anche perché Achille dice che ha amato più di una donna e ha avuto anche dei figli, ma questo non fa parte dell'amore omosessuale greco, perché non c'entrano figli e mogli, è un altro tipo di amore. Se vi interessa approfondire questa cosa, vi rimando al video su Zeus e Ganimede che trovate nel mio canale, così vi spiego molto meglio che cos'è la pederastia e di cosa infatti sto parlando. Il fatto è che in tantissimi, anche proprio nei tempi antichi, credevano in Achille e Patroclo come e vedevano proprio in loro una coppia pederastica, proprio con l'Erastes, cioè Patroclo, l'uomo più grande che doveva insegnare all'Eromenos, cioè Achille. Ma in tanti dicono anche che sarebbe stato impossibile, perché Achille non era una persona che si faceva dominare, tantomeno da uno come Patroclo. Infatti nell'Iliade ci sono tante vicende che lo vedano, diciamo, sottomettere, tra virgolette, il compagno d'armi. Ma sappiamo anche un'altra cosa molto importante, sia di Achille che di Patroclo. Infatti, l'ira funesta di Achille, quella che è l'incipit di tutta l'Iliade, cantami o diva l'ira funesta, eccetera, eccetera, è proprio l'ira che Achille ha quando Patroclo viene a mancare, quando Ettore uccide il suo compagno. È proprio quello che scatena tutta l'Iliade e da lì poi tutta la storia. Che cos'è che sca ha scatenato questa cosa? Il fatto che Achille avesse perso il suo amato, la sua ragione di vita, la persona che era a lui più vicina, che capiva quello che lui voleva dimostrare, quello che lui era e soprattutto che gli era vicino in tutti i modi possibili. Anche Eschilo nei Mirmidoni ci parla della coppia Achille e Patroclo. Infatti, in un passaggio, cito testualmente, Achille dice: "Hai tradito la purezza del nostro rapporto", riferendosi appunto a Patroclo, perché morendo lo ha lasciato solo e ha tradito il loro rapporto di amore.
Dice anche tante altre cose, Eschilo nei Mirmidoni, ma sono cose molto molto più intime che su YouTube non posso dire, ma se vi interessano mi contattate anche in privato su Instagram e possiamo parlarne tranquillamente, perché sono cose davvero molto particolari. Ma perché vi racconto tutto questo? Perché è proprio Platone poi che dirà una cosa molto importante che farà sì che si creda appunto a questo battaglione sacro di cui vi racconterò a breve. Platone dice che secondo lui in guerra non c'è una coppia più forte e invincibile di una coppia d'amanti, perché se l'amato combatterà per l'amante, non ci sarà nessun nemico che potrà sconfiggerlo, perché l'amore per loro andrà oltre ogni guerra e oltre ogni battaglia, e quindi saranno ancora più motivati e ancora più, diciamo, agguerriti nel vincere, nel portare a casa la vittoria. Quindi, secondo Platone, non c'è legame più forte di quello di due amanti che non vogliono vedere uno dei due soccombere e neanche possono fuggire l'un l'altro alla battaglia, perché per loro sarebbe un disonore. È proprio qui che nasce la storia del battaglione sacro. Infatti, questa convinzione diventerà realtà nel 378 a.C. Siamo a Tebe e un capitano dell'esercito, Gorgida, decide di istituire un corpo speciale nell'esercito tebano. L'esercito tebano era molto molto forte e Gorgida decide di scegliere fra i suoi uomini 300 di questi, ma che non sono 300 uomini normali, diciamo, e non sono neanche i 300 spartani di Leonida, naturalmente, qui si sta parlando di Tebe, un'altra città che si vede poi a combattere contro gli spartani, ma sono due cose diverse. Gorgida decide di chiamare a sé questi 300 uomini, che però formassero 150 coppie di amanti. Gorgida, infatti, spinto anche forse dalle parole di Platone o comunque molto molto legato anche a quelli che erano gli eroi dell'Iliade, Patroclo, Achille o anche agli dei, alla mitologia, basti pensare a Pelope, Poseidone, Zeus e Ganimede oppure Eracle e Ila, insomma. Poi vi racconterò magari anche le loro storie. Erano tutte coppie, non solo perché condividevano qualcosa, no? Come Ganimede era il coppiere di Zeus, ma erano proprio coppie di amanti, cioè avevano proprio l'amore, che era molto diverso secondo i greci rispetto all'affetto, usavano anche parole diverse per descriverlo. Gorgida era convinto che l'eroismo e il coraggio di questi 300 uomini, di queste 150 coppie, non sarebbe mai stato eguagliato in guerra. E questi 300 uomini, quindi anche l'esercito tebano, perché comunque loro erano un corpo speciale dell'esercito, non sarebbero stati sconfitti perché loro erano spinti da un obiettivo maggiore rispetto alla vittoria, ma anche al fatto di non veder soccombere il loro amante e di non dover lasciarlo solo e di non deluderlo soprattutto. Pelopida ed Epaminonda, due politici e militari tebani, decidono infatti nel 375 a.C. di mettere in campo l'esercito di Gorgida, il battaglione sacro, nella battaglia di Tegira. I tebani si trovano a combattere contro 1500 spartani. Sembra che abbiano la meglio all'inizio gli spartani perché ricordiamoci, loro sono un popolo guerriero, nato per combattere, nato per la guerra. Fin da piccoli gli spartani sono agguerritissimi, ma Tebe ha la meglio su Sparta, perché mettendo in campo le 150 coppie del battaglione sacro hanno la meglio e sbaragliano i nemici.
Si pensa infatti che Gorgida fosse proprio il compagno di Pelopida, infatti si crede che lui lo abbia escogitato questo battaglione sacro, questo grande corpo speciale proprio per combattere al fianco del suo compagno e per non essere mai sconfitto. Quindi c'era anche un ritorno personale per il generale Tebano. Quella battaglia di Tegira e la vittoria dei Tebani con il battaglione sacro si scopre che la cosa che manteneva, diciamo, viva l'ideologia di Gorgida era vera, cioè gli amanti combattevano per uno scopo più grande della vittoria. Sì, per l'onore, sì, per la vittoria, sì, per avere, diciamo, per non essere sconfitti, quindi per non essere uccisi, naturalmente, ma combattevano anche per salvare il compagno al loro fianco. E quindi si scopre che è davvero così. Un esercito composto da amanti non sarebbe mai stato sconfitto. Ma un'altra battaglia vide il battaglione sacro protagonista nel 371 a.C. alle Uttra, e fu proprio questa battaglia che decretò l'egemonia tebana su quella spartana. Finora Sparta è sempre stata la più vittoriosa e la mai sconfitta, invece con la battaglia delle Uttra Tebe diventa, diciamo, la più potente della Grecia. E appunto alla volta, diciamo, in prima fila c'era naturalmente il battaglione sacro. Tantissime altre battaglie vede come protagonista il battaglione. E si pensa che addirittura fu attivo per più di 30 anni, senza mai essere sconfitto. Arrivò però poi Filippo II di Macedonia, il padre di Alessandro Magno, che con una sanguinosa battaglia purtroppo annientò l'esercito tebano. Infatti si pensa che molti dell'esercito tebano furono sconfitti naturalmente e si diedero anche alla fuga. Gli ultimi a rimanere furono le 150 coppie del battaglione sacro che combatterono fino alla fine e fino a che purtroppo non furono sconfitti tutti. Filippo II di Macedonia, vedendo il coraggio di questi uomini così valorosi e così coraggiosi, decise anche di far fare, diciamo, una specie di statua dove furono seppelliti, perché fece delle fosse comuni, seppellì tutti i cadaveri dell'esercito tebano, in più anche quelli del battaglione sacro, e fece erigere una statua a forma di leone proprio per sottolinearne il coraggio. Dopo 2500 anni le tombe furono ritrovate. Quindi abbiamo anche delle prove archeologiche che sostengono questa vicenda del battaglione sacro, ma furono ritrovati solo 254 corpi. Sicuramente non perché qualche coppia scappò, perché erano veramente, cioè non potevano avere un disonore così grande, scappare non era nei piani di nessun tebano, soprattutto dell'esercito del battaglione sacro, ma si pensa che 300 era comunque un numero, diciamo, indicativo. L'importante è che fossero coppie di amanti e che fossero comunque tanti. Quello del battaglione sacro è sicuramente una storia molto affascinante, una storia anche molto particolare, perché non credo che sia conosciuta moltissimo. Io non ho mai visto Ho letto dei saggi in merito, ma non ho mai letto dei libri veri e propri che parlano di questo argomento, non ho mai visto serie TV o film che ne trattano, quindi penso che sia anche un argomento magari interessante da scoprire. La cosa che mi preme di più è che secondo me dovrebbe essere conosciuto molto molto di più. Si pensa anche infatti che tutt'oggi in Grecia ci sia un ramo dell'esercito greco, se non mi sbaglio, Ranger e paracadutisti, io non mi intendo di queste cose, ma che ci sia questa una piccola divisione che ricordi il battaglione sacro e che infatti sia composta da coppie di amanti. Non è così, non lo so, se fosse così sarebbe molto bello. Fatto sta che quella del battaglione sacro è una storia che rimarrà sicuramente nei cuori di tanti e che è rimasta per tanto tempo, anche se in tanti l'hanno voluta nascondere. Infatti io spero che sia conosciuta dai più. E anche se è un misto fra leggenda e realtà, perché sembra davvero una storia incredibile,
spero che verrà conosciuta, perché nel mondo di oggi queste sono le storie belle, di cui secondo me c'è bisogno. Se vi è piaciuto il video, seguitemi, naturalmente iscrivetevi al canale. Ogni venerdì uscirà un nuovo video, seguitemi anche su Instagram o su Facebook nella pagina della mattiniera. Io rispondo a tutti e cerco di fare tesoro dei tantissimi commenti che mi lasciate sotto i video. Alla prossima, ciao!